Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi nella Cappella Domina Nostra, vera roccaforte dell'identità cattolica, sempre più ci rendiamo conto di questo, quanto più avanza indisturbata purtroppo la falsa chiesa bergoiana. Oggi è stato consegnato il nuovo messale in lingua italiana al Cardinale Bergoglio, dove il Padre Nostro è stato cambiato: non ci abbandonare nella tentazione, si dice, dopo 2000 anni che sti poveri disgraziati di cattolici prima di noi hanno detto ne non si induca in tentazione. E poi c'è il tema della rugiada, un tema squisito, no? Bergoglio sarà contento perché leggendo rugiada pensa a Pacciamama, perché la rugiada è la quintessenza della terra madre, della dea madre, che sostituisce lo Spirito Santo in un sol colpo. Ecco, allora veramente queste diventano enclave, forse in qualche modo anche dei lieti, non lo sappiamo, probabilmente sì, ma Benedetto XVI, lo scrivevo oggi nel post su Radio Domina, da cardinale, lui esperto, conoscitore del terzo segreto di Fatima, aveva già apertamente detto questo, addirittura prima ancora che cardinale, nel 1969 Benedetto, non sappiamo se esattamente con questa diciamo intenzione, forse esercitava la profezia senza capirlo, diceva che la Chiesa, quella vera, sarebbe divenuta un piccolo resto, insignificante, perseguitato. Mi sembra che noi adesso stiamo vivendo quello. Siamo un paio di persone ragionevoli. Chesterton diceva, verrà il tempo in cui i cristiani dovranno difendere non la fede, ma la ragione. Siamo un pugno di italiani, in questo momento ci cominciano a essere anche quelli da altre parti del mondo, che usano la ragione e dicono un momento non ci sto a questa impalcatura menzognera. Ecco. Allora oggi 28 agosto celebriamo la festa di Sant'Agostino, ne ho parlato stamane e ieri nella rubrica Santi e Caffè, siamo negli ultimi giorni di agosto. Da domenica la messa riprende con Don Enrico Roncaglia e quindi oggi e domani sono gli ultimi due giorni di questa kermesse liturgica che ha visto venire a singhiozzo i pellegrini, no? L'anno scorso è stata una, diciamo, un'ubriacatura, un'ebbrezza senza precedenti, tutti insieme qui, se vi ricordate, tra agosto e settembre. Quest'anno evidentemente col Covid i pellegrini sono arrivati proprio a singhiozzo, però sono arrivati ogni giorno un gruppo, una famiglia, 2, 3, 5, 10 persone al massimo che sono venute a pregare, a vivere la Santa Messa qui in unione con Papa Benedetto. Sant'Agostino ci dà un insegnamento prezioso, prioritario. È un insegnamento oggi molto attuale. Egli si umilia dinanzi a Dio. Attenzione a questo. Egli si pone dinanzi a Dio come peccatore. E questo è un aspetto importantissimo da considerare. Se voi guardate le confessioni, leggete le confessioni, la prima parte, sapete che Sant'Agostino, secondo me, ha fatto un errore metodologico. Secondo me, Sant'Agostino, però adesso che vi spiego perché mi direte che forse, padre, c'hai ragione, è un po' insolente quello che dici, però è vero. Perché Sant'Agostino cosa fa? Scrive le confessioni e ti attacca col discorso sul tempo. Che cos'è il tempo? E c'è da scervellarsi. Non so chi di voi ha aperto le... Per cui, veramente, purtroppo, nonostante sia un capolavoro, le confessioni, non è entrato nella coscienza di tutto il popolo, perché chiunque abbia cominciato a leggerlo poi si scoraggia e lo posa, perché veramente la prima parte lui poteva anche andare direttamente a raccontare, come invece fa poi nei capitoli successivi. Io mi ricordo la prima volta che l'ho letto, non ero neanche seminarista, ero al liceo, ma mi ricordo molto bene questo impatto inaspettato che mettevo io da parte i soldini che il papà, il mio buon papà, ci dava, a me e al mio gemello, la paghetta settimanale, va bene? Io sapevo già come gestirla, mettevo da parte sempre qualcosa per poi andare a comprare un libro. Allora mi ricordo che attesi a lungo di comprarmi, me lo ricordo come se fosse accaduto poco fa, questo libro delle confessioni di Sant'Agostino. Ci sono rimasto così male all'inizio.
però non mi sono scoraggiato. Poi in effetti finalmente Sant'Agostino racconta la propria diciamo avventura di fede, e confessio fidei, e confessio laudis, e però anche confessio peccatoris, confessio fidei, e confessione di fede, insomma. Cioè lui vuole raccontare la propria fede in Dio. Confessio laudis, lodarlo il Signore che mi ha toccato, Signore tu mi hai toccato nel mio cuore, anela a te, hai ferito la mia, il mio cuore della tua bellezza, e adesso ricordate oggi il verbo latino, ardo, ardo, brucio dal desiderio di incontrarti. Però è anche da questo punto che voglio dire confessio peccatori. Sant'Agostino, dopo una vita trascorsa nel peccato, nella mondanità, nella quella che lui chiamerà regio dissimilitudinis, cioè voglio dire, lui intende dire proprio il peccato, la lontananza da Dio, chiede perdono, si pona d'ora innanzi al Signore a partire da questa consapevolezza: Signore, sono peccatore, Signore, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Con quanta leggerezza, figli cari, noi nel cammino di fede io ho notato due gruppi di anime. Sono prete da 21 anni, quindi ormai non mi servono più i libri sono le anime ormai per me. E cioè ho notato che sono le anime che sono più numerose, superficiali e leggere. Queste qui si sentono sempre a posto, non si confessano mai, non hanno peccati, i peccati non ne hanno loro, e quindi qualcosa devono pur farla, lo trovano negli altri. Però c'è anche un'altra categoria di anime, gli scrupolosi, che vedono il peccato dappertutto, il male dappertutto, non fanno un passo che già è peccato. Naturalmente né lo scrupolo né la superficialità vanno bene, però questo dobbiamo tenerlo presente. Siamo peccatori, notate, la messa del soldo è una cosa di cui ho parlato più volte, ce lo ricorda di continuo, confido te onnipotente, mea culpa, lo faccio io all'inizio, poi lo fate voi, poi lo fate di nuovo voi, ogni tanto il sacerdote misereato vestito onnipotente, e poi nove volte Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, non domine, non sum dignus, no, tre volte io, poi tre volte voi. È veramente, sembra scritta da Sant'Agostino la messa, e non è un'affermazione così peregrina. Per dirvi quanto ha pesato, l'ho detto ieri, oggi siamo tutti eredi in quanto cattolici latini romani, no? Un cattolico romano, quando anche fosse in Perù o in Australia, se è cattolico romano è debitore, dovunque si trovi, di Sant'Agostino, perché l'eredità che lui ha consegnato. Allora quello che dobbiamo chiedere è questa luce per vederci nella luce di Dio. C'è un salmo che dice: Signore, nella tua luce vediamo la luce. Siamo peccatori, siamo peccatori, e il Signore si rivela soltanto a chi si riconosce dinanzi a lui Padre, dispensa le sue luci e dona la sua grazia, altrimenti no. Chi vuole, oggi è molto attuale questo, vogliono trovare Dio questi catto progressisti, questi cattolici adulti, supponendo di sé, e non lo trovo. Ma che bisogno c'è di chiedere perdono dei peccati? Tanto Dio perdona sempre, dice Bergoglio. E Lutero, suo maestro di fede, diceva: pecca fortiter, crede fortius. Quindi bisogna che si pecchi. Invece Sant'Agostino è tutto in un'altra direzione, si addolora del peccato. Come si chiama questa cosa qui? Contrizio peccatis, contrizio cornis, cioè contrizione e anche nell'atto di dolore, diciamo, è molto più, mio Dio, mi metto di nuovo tutto il cuore perché ho peccato, meritato il castigo, è molto più perché ho offeso te, finalmente buono ed è mio di essere amato sopra di te. E figli cari, non abbiamo più percezione del peccato. Le nuove generazioni stanno crescendo con una disinvoltura apocalittica, e il Signore non può rivelarsi. E fin tanto che noi supporremo di noi stessi, anche dinanzi a Lui,
il Signore non si libera. Allora Sant'Agostino prende avvio nel suo cammino di conversione da questa consapevolezza che terrà presente dinanzi a sé fino alla fine dei suoi giorni. Signore, perdonami perché sono un peccatore. Ma insomma, fino di ieri è un'esperienza che almeno io per quel che mi riguardo faccio. C'ho fra due settimane ho 47 anni e 21 anni di messa. Beh sì, diciamo cammino singolare, mio, vabbè, lasciamo perdere, però e poi uno guarda alla propria vita dalla fanciullezza, da un anno che va avanti nella vita, non so voi, parlo per me, ti accorgi di quante grazie sciupate, di quante occasioni perdute. Di quante volte il Signore era lì che ti aspettava e te non sei arrivato. È così. Siamo debitori verso il Signore, peccatori. E Sant'Agostino questo nella sua vita, e soprattutto scrivendolo nelle confessioni, lo ha trasmesso una volta per tutte. Dio non si comunica se non ci umiliamo dinanzi a Lui. E questo è molto importante in un'epoca come il nostro, come la nostra, segnata dal misericordismo bergogliano, no? Tanto Dio perdona tutti, e beh, è inevitabile che pecchiamo. Chi sono io per giudicare? Chi sono io per... Mi hanno detto che forse era il Papa. Chi sono io per giudicare? Come dicevo? Sei il Papa. Però forse così già allora faceva capire di non essere, perché il Papa giudica. Il vicario di Cristo in terra, tra l'altro ha fatto togliere anche il titolo, è colui che giudica le situazioni perché conferma i fratelli della fede. È una società nella quale, notatelo, gli idolatri di Bergoglio sono i salottieri alla Cecchi Paone, no? Per dirne uno, dico lui perché c'è un conto aperto personale, sono questi salottieri alla Cecchi Paone, impazziscono per Papa Francesco. Guai a chi glieli tocca. Perché impazziscono? Perché li lascia nel peccato e fa credere loro che non c'è bisogno di questo bigottismo che la Chiesa ha da sempre insegnato, che devi abbandonare il peccato, che devi fare il proposito di non peccare più e che devi lasciare quel peccato perché ecco, solo così per piacere a Dio. Chiaro che questo è troppo difficile. E questo è l'anticristo. E questo è l'anticristo. Una proposta salvifica senza la croce, senza la conversione, senza il pentimento. Questo è l'anticristo. Lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ai numeri 675 e 677 il Catechismo dice l'anticristo, l'impostura anticristica proporrà una nuova ricetta salvifica senza più il sacrificio, la conversione e il pentimento. Bello, no? Qualcuno dice, questo è bello. Cioè, tu puoi continuare a marcire, ma allora Sant'Agostino perché si è convertito? Poteva rimanere a servire le donne, era un donna in ruolo di primordine, e uno, c'è stato uno studio che ha provato a non so quante donne avesse avuto, si è dovuto fermare perché le amiche, e poi amante dei piaceri del mondo, ma fin tanto che era nel mondo, questo è un dato di fatto. Come un dato di fatto è che si è convertito con le locuzioni, lo dicevo stamattina, come un dato di fatto è che la mamma con la sua preghiera lo ha convertito. Sono questioni che la falsa chiesa bergogliana e il catto progressismo ranelian bergogliano non vuole sentire, ma sono quelle. La parabola esistenziale di Sant'Agostino è lì a ricordarci che finché Agostino aveva i piedi macchiati del fango del mondo, Dio non gli si è rivelato. È un dato di fatto. Lui lo rincorreva, lui lo cercava. E ricordate cosa diceva in quella preghiera che ho letto stamattina? Ti cercavo nelle forme del mondo. Interessante il tema delle forme. C'è tutto il tema del richiamo carnale, del piacere terreno. La bellezza però a basso costo, insomma tutto un discorso. E Dio non gli si rivelava. Ma fin quando Agostino si è convertito. Stamattina ho mostrato un pezzo del film dove viene battezzato, no? E finalmente apre gli occhi. Quando legge quel brano, vi ricordate che sente una voce, oggi l'avrebbero ricoverato.
non avremmo avuto un Agostino. E io stamattina ho preso le difese di Don Minutella, perché c'è nessuno che lo difende da quelli che comprano. Povero Don Minutella. Perché c'è questa elocuzione su cui ingaggiano una battaglia senza quartiere? Va bene? No. Sì, è un'elocuzione. Anche Sant'Agostino ha avviato il suo cammino sorprendente sulla base, come racconta, avete sentito stamattina, lui sentiva una voce che cantava addirittura, quello era proprio irrecuperabile rispetto a me, cantava addirittura, cioè lui sentiva questa voce cantare, ma era ubriaco, non ci credono, la maggior parte di quei cattolici dei quali grazie a Dio vi siete allontanati, che frequentano le parrocchie e inneggiano per voi, non ci credono a queste cose qui, non ci credono soprannaturale. Questa è la piaga più grossa del neomodernismo, insieme al neoarianesimo che nega la divinità di Cristo e al neoluteranesimo che fa di Lutero addirittura uno dei padri fondatori della Chiesa, Lutero, capito? Non ci credono. Ma lui sentiva una voce che cantava e che gli diceva: prendi, leggi. Ovviamente Agostino prende la Bibbia, apre, esce il testo di Paolo agli Efesini: non trascorra la vostra vita tra le ubriachezze del mondo, le orge e roba del genere, dice Paolo, ma rivestitevi tutti di Gesù Cristo. A partire da quel momento Dio si rivela a lui. C'è una incomunicabilità oggi, questo è un affare importante da trattare, che non ho mai trattato, ma è una luce che mi viene oggi. Come potremmo pretendere che Dio dia luci a questa falsa chiesa che non esige la conversione e il pentimento, che fa del dialogo col mondo ormai una complicità col mondo? Quello che doveva essere al limite, dopo il Concilio Vaticano II, un dialogo, è divenuto una complicità. Dobbiamo stare attenti tutti, molto attenti anche noi, perché questa mondanità ormai ce l'abbiamo talmente addosso che talora non ce ne accorgiamo. Vogliamo vivere a lungo, a tutti i costi, non vogliamo morire, questo vabbè si può capire, però attaccati alle cose della terra, quando arriva la malattia ci deprimiamo, sbuffiamo di continuo, se fa caldo, se fa freddo, non mi capisco. Non c'è più, non so se mi state capendo, questa dimensione sacrificale del cristianesimo, perché ormai il dialogo col mondo è divenuto complicità con il mondo. Ma Sant'Agostino, e concludo, una volta per tutte ci ricorda questa verità: dobbiamo rinunciare, dobbiamo ognuno secondo il proprio stato di vita rinunciare al mondo, alla mondanità, e allora il Signore vedrà il nostro cuore si rivelerà a noi, e dobbiamo procedere nel cammino cristiano consapevoli che siamo peccatori e invocare per questo la misericordia del Signore. Dio è misericordioso, per questo accorda la grazia sublime del perdono, che non è mai a basso costo, a coloro che si pentono dei propri peccati. Non dobbiamo essere mi viene in mente questo. Scusate, ma vorrei ricordare la questione che ho citato altre volte, quando un camionista siciliano andò a trovare Padre Pio, questo bestemmiava dal mattino alla sera, va a conversarsi con Padre Pio con quella leggerezza che ormai purtroppo non ce l'hanno solo i camionisti, ma insomma, e si mette lì a turno, va da Padre Pio, lui stesso racconterà che appena si confessa si scorda di dire il peccato più grave, la bestemmia. E allora Padre Pio comincia a piegarsi su se stesso, come quando si hanno i crampi allo stomaco che non si resiste, e si cambia in volto, comincia a sudare freddo, poi diventa paonazzo e poi pallido come morto, tanto che il camionista si preoccupa e dice: padre, ma vi sentite male? Figlio mio, non c'è altro, dice Padre Pio con grande sofferenza, e dice: no, sei sicuro? Padre Pio comincia a urlare che tutti lo sentono: disgraziato figliuolo, sei sicuro che non c'è altro? Perché io vedo il tuo angelo custode piangere a dirotto. Si sente più male di Padre Pio. Ah, dice: padre, mi sono ricordato che quando sono nervoso, vabbè, ma io non è che lo faccio per male, bestemmio. Vattene via, gli ha detto Padre Pio, vattene via, lo ha buttato fuori. Padre Pio mandava via, lo sapete, no? Sapete questo? Però qualche volta
rarissimamente, si alzava da confessionale per accompagnare la persona proprio fuori dalla chiesa. Questo è stato uno di quei casi. Cioè, poi lui è tornato in camionista perché ha visto Padre Pio in bilocazione, queste cose faceva Padre Pio, e allora si è pentito è diventato un altro uomo. Avesse trovato un prete bergogliano, quello si sarebbe confessato, no? E non avrebbe confessato il peccato della bestemmia e avrebbe tranquillamente continuato a bestemmiare. Invece ha trovato sulla propria strada Padre Pio, che si è sentito male quando ha visto l'angelo custode di quel povero uomo che piangeva perché bestemmiava. Ecco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, dice il Salmo. Teniamolo presente quando ci confessiamo. Ho notato questo anche qui a Piccola Nazareth, è una cosa che non mi piace. Qualche volta smonterò anch'io come Padre Pio, che state lì a chiacchierare, a sorridere, a scherzare, adesso tocca a me. Non va bene così. Non state andando nel confessionale del Grande Fratello. Mi dispiace, non va bene così. Ho conosciuto solo poche anime che quando si devono confessare si preparano a dovere, si mettono lì di fronte alla prova. Poi naturalmente si vanno a confessare, ma padre, io vabbè, grazie a Dio non ho grossi peccati. Poi te fai le domande, scopri che c'è odio, che sono stati dei mali, che c'è tante cose che sono peccati mortali. C'è una leggerezza spaventosa. Non si va a Dio, non si va a Dio con la leggerezza, ma invece, ecco, da Sant'Agostino impariamo la consapevolezza che siamo peccatori. Non vi auguro, peraltro, l'ultimo refrain che voglio dire, non vi auguro, peraltro, di far la fine del santo curato d'Ars. Beh, sapete che lui, il santo curato d'Ars, insisteva col Signore che siccome tutti lo consideravano un santo, allora lui si metteva davanti a lui e diceva: Signore, per favore, perché io non cada nel peccato di vanagloria, visto che tutti lo consideravano santo, ti prego di rivelarmi ciò che sono veramente i tuoi occhi. Io che non sapevo questa storia di curato d'Ars, avevo cominciato anch'io che lo facevo. Appena ho detto quella roba lì, ho detto: Signore, non te ne conto perché sto scherzando. Perché finalmente una volta il Signore glielo rivela, una volta per tutte, non si è più ripreso nell'arco di 50 anni il santo curato, non si è più ripreso, perché Dio gli ha mostrato come lo vedeva. Noi pensiamo di essere agli occhi di Dio quello che siamo con i nostri occhi, ma attenzione a come ci vede Dio con i suoi occhi. Siamo peccatori, peccatori, peccatori. Impariamo questa lezione così preziosa da Sant'Agostino, allora sì, consapevoli del nostro peccato, spiccheremo il volo nelle regioni sublimi della grazia di Dio. Tanto chiamano bellezza, tanto antica e tanto nuova, tardi, ti amano, l'ha detto Gesù Cristo.